Eccoci, questa è la seconda parte. Tanto vi carico anche se non mettete mi piace, non me ne frega tanto. Ok, prendo in mano il fucile, tanto è da qui. Ecco. Attivo la trappola così se... Se fosse tornata in vita la sparo subito. Il gasolio mi dico, ok. Mi ricordo dove avevo lasciato il gasolio, me lo ricordo. Solo che non vorrei rischiare che magari adesso torna in vita. Questo non serve più. Però volendo posso anche riaprirlo perché tanto ormai è sbloccato. Ok, non vorrei far durare troppo questa parte del video perché tanto adesso scappo, quindi vinco. Solo che ho paura che adesso torni in vita grande e mi uccida. Quindi preferisco far durare un pochino di più il video e... Ma essere sicuro che Granny non ci sia. Perché mon... Questo era un bel jumpscare. Però comunque non... Però comunque mi sono appena reso conto che mi sono sbagliato. Non ho la chiave della barca, quindi non posso scappare. Me ne sono appena reso conto. Ho bisogno della chiave della barca. Dov'è che la posso trovare la chiave della barca? Se non la trovo potrei anche raccattare velocemente tutte le cose per la porta e andare e scapparmene via di casa normalmente. Però dai, ormai ho caricato tutto per la barca. Ormai ho caricato tutto per la barca, quindi dai. Cerco la chiave e fatto. Anche se effettivamente avrei tutto anche per la porta, eh. Però, ok, mi ricordo. E io mi ricordo sempre dove metto gli oggetti, quindi. Qua non c'era niente, no? Tutto quello quello che mi frega è la chiave della barca. C'è la weapon key. Vado sopra, prendo il taser perché non mi... Ora, ho appena detto che mi ricordo dove ho messo tutti gli oggetti, non mi ricordo dove è lo shotgun. Come non ho detto, trovato. C'ho anche la batteria scarica, quindi devo anche sbrigarmi. Ho capito. Sarà sicuramente in una di queste parti che non ho controllato. Per me è tornata. Sto attento. Infatti, eccola. Più tempo per cercare gli oggetti. Dietro i quadri non c'è niente, no? Slendry.
Sul libro c'è scritto Slendrina. Solo che è leggermente coperto dagli altri libri. Forza. Forza no, eh. Non mi serve una cosetta, no, eh. Dai, mi serve solo una cosa. Io ogni volta che trovo che uso lo shotgun per stunno la nonna, non lo tengo mai te. Non me lo tengo mai. Cioè, perché ogni volta lo devo buttare? Tanto io una cosa sto cercando. E quella cosa mi serve. Una cosa cerco e una cosa non la trovo. Ma sono andato in gioco, quindi sto attento. Dobbiamo stare sull'allerta. No, mi si è bloccato. Hai infatti indovinato dov'è? Fatemi vedere cos'è. Spawna! Cosa è appena successo? Perché non è morta? Perché non è morta, cavolo? Ok, allora. Qui mi sono appena rischiato la partita. Perché non è stata. Perché lo shotgun non gli ha fatto danno? Quindi adesso viene. E infatti eccola. Sei! Oh, ok. Perché dovete sempre. Perché avete la mania di coprire sempre quello che mi serve? Bello! Sotto la gonna dei granni non c'è niente. Buono sapersi. Sappiamo che non nasconde armi sotto la gonna. No, vabbè, basta. Apro la porta e vado via con quello. Vado via così. Tanto per la porta ho anche tutti gli oggetti. Basta, basta, basta. Sono stufato di cercare. Doveva durare 3 minuti, 1 o 2 minuti e siamo a 9 minuti. E siamo a 9. Ora devo stare attento, devo andare subito a togliere la corrente. Vado a togliere la corrente immediatamente. Trovo la porta è senza corrente. Cioè,
senza la protezione per la corrente, senza una protezione. Quindi adesso non ha neanche. Quindi adesso se non gli tolgo la corrente posso rischio di giocarmi tutto, di giocarmi da finire in un giorno solo per l'elettricità. Che preferisco evitare. Ora prendo la maniglia della porta. No, prendo la stangata che tra poco. Sono sicuro. Aiuto, no, è già tornata. Bel quadro. Che adesso viene? Adesso viene la sp spazio solo per uno di noi! Sarò io quello. Per la porta manca quello, prendere la chiave. Maledetta! Oh! Mi ha messo una trappola sulle scale perché fino adesso non ha avuto, non è stato troppo tempo in gioco, quindi non ha mai avuto il tempo. Quando mi vede lei caga trappole perché ha paura che io abbia sia armato. Quindi inizia a cagare trappole. Prendo il piede di porco e scappo. Okay, il piede di porco dovrebbe essere giù in galà. Cioè dovrebbe essere giù qui. Dove è finito il piede di porco? Ok, eccolo. Perché si confonde un po' col terreno. Che è brutto, brutto. Ok, a proprio. Forza, 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 forza. Uno, due. Via! Tutto al primo giorno. Aspetta che ora un attimo che ora guardiamo il filmato. Non te l'aspettavi? Non te l'aspettavi, ma io sono uscito. E qui si conclude il video. Da Aaron Azrusti, un bel out. No, no. Un bel out!